Bentornati amici di Nippop, questa è la seconda parte del video sugli otaku e oggi parleremo di un fenomeno che ha alla base di questa cultura, il Moe. Con il termine Moe si identifica l'attrazione o il desiderio che un otaku ha nei confronti di un personaggio di un manga, anime o videogame. That was pretty much all that the documents had in them. Not saying anything bad to you, but that's quite lacking in information. Il termine Moe nasce probabilmente negli anni 90 da Sailor Moon. Infatti, una delle protagoniste, Sailor Saturn, si chiamava Hotaru Tomoe e aveva un animo gentile e indifeso, queste sono le caratteristiche principali che deve avere un protagonista per essere definito Moe. Una seconda ipotesi dell'origine invece è quella del verbo moeru, ovvero il verbo bruciare in giapponese, che rappresenterebbe appunto l'ardere, il bruciare dell'amore che hanno questi otaku verso i protagonisti degli anime o dei manga. Uno dei primi modelli Moe è quello della protagonista del manga Urusei Yatsura, quella che da noi venne chiamata la Mu. Successivamente, avvicinandoci agli anni 2000, invece, possiamo vedere un altro personaggio Moe che ebbe tantissimo successo con l'anime Neo Genesis Evangelion, ovvero Ayana Mirei. Quali sono le caratteristiche principali di un personaggio Moe? Andiamo a scoprirlo con un esempio. Analizziamo infatti Digi Charat, questo personaggio creato da una grande catena di distribuzione di videogiochi chiamata Gamers, con sede ad Akihabara nel 1998. Gli elementi Moe che caratterizzano Digi Charat sono i capelli verdi e a punta, il vestito da maid, le orecchie e la coda da gatto, le calze, le campanelline e così via. Questi elementi cambiano di anno in anno. Viste queste caratteristiche Moe, possiamo infatti vedere che negli anni successivi anche altri anime hanno ripreso questi stessi elementi. Lo possiamo vedere per esempio in Mew Mew degli anni 2000 circa, che è arrivato anche da noi in Italia, che ha appunto, le protagoniste hanno più o meno le stesse caratteristiche Moe, sono stati fatti in maniera molto simile. Andando più avanti vediamo ancora successivamente anime come K-On o lo stesso Lucky Star, che sono stati creati proprio attingendo dai database Moe per creare i vari personaggi. Quindi ormai si è creato un circolo vizioso per cui i personaggi vengono creati seguendo le linee guida dei database Moe, quindi creati seguendo i gusti degli otaku, e questi otaku poi comprano i merchandising dei personaggi degli anime che si può dire che loro stessi hanno creato, mettendo in secondo piano la trama.